Benvenuti all'appuntamento con i Fatti della Sicurezza, il servizio di informazione settimanale della Polizia di Stato. Un gruppo di poliziotti di Ancona, amanti della musica, nel gennaio del 2006 ha istituito un coro amatoriale diretto dai maestri Maria Elena Romagnuolo e Samuele Barchiesi. Attualmente conta circa 30 elementi appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato e al personale civile del Ministero dell'Interno e vede coinvolti i vari uffici della Questura e di tutte le specialità. Il coro, che vanta ormai notevole esperienza e vasto repertorio, ha avuto per ben due volte l'opportunità di esibirsi durante le celebrazioni eucaristiche nella Basilica di San Pietro a Roma. Ve ne mostriamo un breve momento. Nelle sale del castello della città di Monte Sant'Angelo, in provincia di Foggia, è stata inaugurata la mostra d'arte itinerante Cultura più legalità uguale libertà, l'arte contro le mafie, organizzata da Roberta Di Chiara, revisore tecnico della Polizia di Stato e presidente dell'associazione Arte Indivisa. La mostra raccoglie molte opere realizzate da poliziotti che attraverso l'arte parlano delle mafie ed esprimono principi di giustizia e legalità. Arte Indivisa è un'associazione che nasce dalla volontà di un gruppo di artisti poliziotti con l'intento di parlare di legalità attraverso l'arte. È un modo per avvicinarsi alla cittadinanza e far emergere delle sensibilità e molto spesso delle eccellenze completamente inaspettate. Cultura più legalità vuole libertà, l'arte contro le mafie. È una mostra itinerante ideata partendo da Torino, è arrivata a Roma, Napoli e come ultima tappa siamo a Monte Sant'Angelo. È una visione in pillole di quello che sono state le mafie nel passato, di come oggi si insinua nei vari settori e poi l'ultima sezione domani è la speranza. Vuole in qualche modo rappresentare un modo per alzare la testa, per dire no all'illegalità. Artisti della Polizia di Stato hanno voluto, insieme a grandi nomi del panorama italiano e internazionale, dare il loro contributo contro la mafia attraverso la loro arte. Il calendario della Polizia di Stato 2014 sostiene il progetto UNICEF destinato a proteggere i bambini lavoratori di strada in Bangladesh. Ricordiamo che gli interessati potranno prenotare il calendario in questura entro sabato 19 ottobre, trovando tutte le informazioni sul sito della Polizia di Stato. Nel frattempo vogliamo ripercorrere con voi alcuni dei calendari più significativi degli anni passati, come quello del 2005, dal titolo Album di Famiglia. Una straordinaria sequenza di immagini firmate da Oliviero Toscani che esprimono la professionalità degli uomini e le donne della Polizia di Stato nei diversi settori di attività. È sicuramente una grandissima occasione avere a disposizione dei modelli professionisti. Ho accettato subito di portare a termine questo impegno. Ognuno svolge la sua specializzazione in modo veramente professionale, sono molto impressionato di questo. Vorrei che tutti fossero capaci di interpretare la propria professione in questa maniera. Io appartengo a una generazione degli anni 60 dove gli scontri con la polizia c'era tutto un atteggiamento molto anche un po' negativo, no? Invece tutto questo forse adesso non ci deve più essere, perché dobbiamo veramente collaborare. È un modo per capirci meglio, per apprezzare di più, per far rendere conto anche alla gente che tutta la polizia è a disposizione, in fondo è a disposizione. A disposizione di una qualità di vita migliore per tutti. La Polizia di Stato è una grande famiglia che tutti i giorni e tutti i mesi dell'anno vive ed opera vicino alla gente per garantire la libertà e la sicurezza di una famiglia ancora più grande, i cittadini italiani. Arrivederci al prossimo appuntamento con i Fatti della Sicurezza.